inaspettato nel successo, l'avevamo detto, ma non mi interesserà, domande soliti. E invece meno male, per il tanto c'è qualche sorpresa positiva, anche se dobbiamo stare un pochettino stretti. Due velocissime informazioni sul perché abbiamo fatto questa serata. Sono che è quella conclusiva, anche se si stacca un po' nei tempi dalla festa del patrono di Sant'Andrea, ma è dentro nell'insieme delle iniziative. Perché? Perché da un po' di anni abbiamo deciso di affiancare la consegna del premio Mittelstand Ambassador per la solidarietà e la pace con un momento di approfondimento rispetto al tema la mite esterna posti, quindi abbiamo ragionato un po' su chi sono i miti, chi è il mite, chi non lo è, abbiamo ragionato un po' sul complicato concetto del possesso, perché è importante conoscerlo, sapere che cosa significa, che cosa potrebbe significare, e la serata di questa sera, allora gli altri anni abbiamo fatto delle iniziative di tipo più tradizionale, convegnistico, con dei relatori che sono venuti, hanno svolto un tema e sul quale poi si è discusso. Invece quest'anno abbiamo optato per qualcosa di apparentemente molto diverso, nel senso che si tratta di uno spettacolo, però è comunque una conferenza spettacolo, se vogliamo, per cui c'è un messaggio abbastanza diretto, preciso, e il tema che affrontiamo, cioè quello della crisi economica e delle sue radici, sta dentro in quel tema secondo il quale i miti dovrebbero ereditare la terra, perché se non orientiamo un po' diversamente i nostri comportamenti singoli, resterebbe poco da ereditare anche per chi è davvero mite. E quindi interrogarsi sulle ragioni di questa crisi economica che ognuno di noi quotidianamente misura e subisce, e sulle, evidentemente, conoscendo le cause, anche sulle possibili vie d'uscita, è inserirsi in quel ragionamento, per cui noi siamo convinti che una ricompensa anche concreta, anche quotidiana, anche immediata, sia alla portata non naturalmente degli arraffoni, non degli arroganti, bensì dei miti. E abbiamo anche voluto riannodare il rapporto del Comune di Maligno con Banca Etica. Il Comune di Maligno è socio di Banca Etica da un certo numero di anni, per non fare figure non dirò quanti, però è un socio di quelli che Banca Etica non piacciono molto, perché è un socio che ha comprato le sue azioni e dopo ha detto: adesso voi siete bravi, fate voi. E allora abbiamo cominciato a rilanciare quei rapporti un paio d'anni fa, utilizzando Banca Etica per fare la banca, per cui l'ampliamento dell'impianto fotovoltaico sopra la palestra è stato finanziato proprio da Banca Etica, e poi abbiamo deciso di ospitare questa serata, con la quale ufficialmente il Comune di Maligno aderisce alla campagna di Banca Etica Non con i miei soldi, sulla quale campagna poi chiederò a Pietro di spiegarvela e di anche così introdurre un po' lo spettacolo, anche se poi lo spettacolo si introduce da solo. Ringrazio, non lo so se Don Giuseppe, visto che è co-promotore di questa, però fa segno di no. Basta prendi che c'è, va bene. Fatta già bene da te, dai. Bene, grazie. Però insomma ringrazio la parrocchia, perché è davvero insieme a noi in questa iniziativa tanto e in profondità, quindi per noi è un piacere, e sarebbe più difficile se non impossibile fare da soli, e quindi basta, vi auguro buona serata, c'è la parola a Pietro che vi spiega Banca Etica e non capisco. Io ringrazio tanto voi, ringrazio l'amministrazione comunale e gli organizzatori di questo evento. Brevemente, cos'è Banca Etica? Non con i miei soldi. È una campagna che la nostra banca ha portato avanti, che mira a responsabilizzare nell'utilizzo del denaro.
noi tutti quando mettiamo i nostri risparmi in banca non sappiamo come questi vengono utilizzati, possono venire utilizzati per finanziare delle attività utili a livello sociale, come può essere il mutuo per una prima casa, che è importante per una famiglia, possono diventare il finanziamento per un'attività artigianale o industriale che crea lavoro e crea benessere sul territorio, però queste possono diventare anche altre cose e a noi non viene chiesto. Possono diventare, non lo so, finanziamenti ad armi, finanziamenti ad attività che vanno contro l'uomo, pensiamo ad attività che inquinano, pensiamo ad attività che sfruttano il lavoro dell'uomo. Possono diventare bolle speculative che a lungo andare poi si vengono contro di noi. Oppure possono diventare finanziamenti ad armi o ad attività che danno uno svantaggio. Banca Etica, che è una banca, dal punto di vista iscritta all'ABI, una banca come tutte le altre, è una banca che mette al centro la responsabilità nell'utilizzo del denaro, ovvero ritiene che i fondi che Banca Etica raccoglie dalle famiglie e dalle realtà debbano essere utilizzati secondo dei principi etici che portino dei benefici alla collettività, e ci sia responsabilità nell'uso del denaro. Nello spettacolo poi vedremo che spesso non c'è molta responsabilità. Fa piacere che una realtà come un comune, un'amministrazione, abbia scelto di partecipare alla campagna non con i miei soldi, ovvero abbia fatto la scelta di dire: noi stiamo dalla parte di quelli che a questa crisi non vogliamo che si cambi, vogliamo che questa crisi non accada più, che non ci siano più azioni speculative che poi portano degli svantaggi a tutti i cittadini di questo comune, come i cittadini non solo italiani ma tutto il mondo, visto che la crisi è globale. È una scelta importante, è una scelta che molte amministrazioni hanno fatto e molti anche singoli hanno portato avanti. Ed essere qui stasera ad ascoltare lo spettacolo è un modo anche per riflettere su come vengono utilizzati i nostri risparmi e su come invece non vogliamo che questi vengano utilizzati. Lasciamo lo spettacolo. Grazie. Buonasera a tutti, due parole prima di cominciare, veramente brevissime per spiegarvi cosa andrete a vedere nei prossimi 50 minuti. Pop Economy è una conferenza teatrale che vuole spiegare in particolare un fatto, un accadimento storico, il fallimento di una banca, la Lehman Brothers. Non so se questo nome vi dice qualche cosa. Vuole spiegare questo fatto perché da quel momento lì, da quella data, dal giorno di quel fallimento, è scoppiata la crisi economica globale in che stiamo vivendo tutti i giorni, noi, adesso. Pop Economy è stato scritto, ideato, insieme da me, che sono Alberto Pagliarino, insieme a Nadia Lambiase, che lavora per Banca Etica, io lavoro per Teatro Popolare Europeo. Non siamo stati da soli, ci hanno affiancato due persone, che sono Paolo Piacenza, giornalista, e il professor Roberto Bullando, che insegna economia all'Università di Torino. Pop Economy spiega molte cose, non spiega tutto. Non uscirete di qui sapendo perfettamente cos'è la crisi finanziaria, perfettamente cos'è la speculazione, non capirete tutti i meccanismi della speculazione finanziaria globale, ma capirete molte altre cose. Poi starà a voi decidere se continuare a informarvi o meno. Pop Economy è una conferenza teatrale per non esperti. Ci sono degli esperti in sala? Qualche esperto? Qualche ragioniere? Ci sono dei ragionieri? Una coraggiosa? Un ragioniere ogni 120 persone? La media italiana, ogni volta che lo chiedo c'è sempre uno. Nessun altro ragioniere? Ma non scherziamo, perché io vengo da una famiglia di ragionieri, eh? Anche lei è una ragioniera nascosta. Io vengo da una famiglia di ragionieri. Mio nonno paterno, ragioniere. Mia nonna paterna, ragioniera. I miei due nonni materni, ragionieri tutte e due. Mio zio, ragioniere. Mia mamma, ragioniera.
mio papà, ragioniere, mia cugina, ragioniera, e mio fratello, ragioniere. Laureato in economia e commercio, lui ha fatto fare un salto di qualità alla famiglia Pagliarino. Io me lo ricordo perfettamente, quando ho dovuto decidere la mia università, ero seduto in cucina, a un certo punto entra mio padre, piemontese, grosso, con la barba, e fa: Albertin, ascolta un attimo, ricorda bene che questa qui è una famiglia liberale, puoi scegliere l'università che più ti piace, basta che non fai il DAMS. E io ho fatto il DAMS, ho fatto anche l'attore nella vita, e di mestiere l'attore, uguale. Ora capite che per me l'economia era una materia dura da masticare, anche perché a voi, per esempio, come a me, quando andavamo tutti quanti alle elementari a scrivere l'italiano, ve l'hanno insegnato sì o no a fare i pensierini? Sì. E la matematica, le operazioni, le tabelline, ve l'hanno insegnate? Sì. L'economia? No. No, quella lì è una materia per specialisti. Vuoi sapere l'economia? Vai a fare ragioneria. Vuoi saperla ancora meglio? Vuoi specializzarti? Vai a fare economia e commercio. Quella lì è una materia per specialisti. Poi però accendi la televisione e ti dicono che è l'economia che fa girare il mondo. E a te piacerebbe girare insieme a lui, ma nessuno te la spiega. Per fare questa conferenza teatrale sono state lette 6.000 pagine. 112 articoli, sono state viste 12 ore di video. Tutto questo per dirvi che tutto quello che ascolterete nei prossimi 50 minuti è vero, è tutto vero. Noi non ci siamo inventati niente, solo io ogni tanto ci ho messo dentro un po' di teatro per rendere un po' più leggera la faccenda. Conferenza teatrale anche per un'altra ragione, perché io durante lo spettacolo faccio delle domande e voi potete rispondere. Non sono domande retoriche, sono le stesse domande che mi sono fatto io studiando per Pop Economy. Siete pronti? Sì. Siete pronti? Sì. Grandi. Allora cominciamo subito con tre domande. Attenzione. La prima: dove eravate voi l'11 settembre dell'anno 2001? Ve lo ricordate? Il momento preciso, eh? Dove eravate? A scuola, al lavoro, a casa, ce lo ricordiamo più o meno tutti. Io ero in camera mia a preparare un esame di teatro, ce lo ricordiamo tutti dove eravamo, e tutti quanti abbiamo davanti agli occhi quelle immagini tremende, le immagini di due aerei in volo che squarciano le Torri Gemelle, subito 3.000 morti, poi l'Afghanistan, l'Iraq, ma soprattutto la certezza che il nostro mondo non sarebbe più stato lo stesso. È certo che ce lo ricordiamo dove eravamo. E adesso ditemi, dove eravate voi il momento preciso e il luogo il 15 settembre dell'anno 2008? Ve lo ricordate? Probabilmente no, a meno che non vi siate sposati quel giorno lì. Non ve lo ricordate, non me lo ricordo neanche io. Eppure anche per quella data abbiamo delle immagini, anche se non così drammatiche. L'immagine di 24.000 colletti bianchi che escono dai loro uffici sparsi su tutto il mondo con una scatola di cartone in mano. New York, Milano, Tokyo, Londra. Questi signori qua erano i dipendenti della Lehman Brothers, una delle banche d'affari più antiche del pianeta e una delle più grandi, la quinta in ordine di grandezza. La Lehman Brothers quel giorno aveva 158 anni, era più vecchia dell'Italia. Quel 15 settembre dell'anno 2008 fallisce la Lehman Brothers, scoppia la crisi economica globale più grave degli ultimi 100 anni, forse la più grave della storia del mondo così come lo conosciamo. Subito milioni, milioni e milioni di disoccupati in tutto il mondo, soltanto in Italia 500.000 disoccupati in più, ma soprattutto 13.640 miliardi di dollari spesi per tamponare quella crisi economica globale. 13.640 miliardi
di dollari. Ma quanti sono? Quanti sono, mi sono chiesto io, proprio come quantità, quanti sono? Per scoprire quanti sono, devo farmi la terza domanda. Scientifica. Pronti? Quanto dista la Terra dal Sole in chilometri? Quanto dista, chi lo sa? 150 milioni. 150, bravo, bravissimo, un applauso, bravissimo. A primo posto, complimenti, 150 milioni di chilometri. Ora, se immaginate che l'Italia è lunga circa 1300 chilometri, 150 milioni di chilometri è una distanza enorme. Ora, immaginate di voler costruire un sentiero che parte da Malegno e arriva fino al Sole. E immaginiamo di voler lastricare quel sentiero lì di dollari, così, uno in fila all'altro. Ora, se noi utilizzassimo quei 13.640 miliardi di dollari spesi per tamponare la crisi economica globale, noi potremmo coprire la distanza Terra-Sole non una, ma 5 volte e mezza. Andata, ritorno, andata, ritorno, andata, e rimaniamo a metà, attenzione. Oppure potremmo coprire il fabbisogno di cibo, acqua e sanità per l'intera popolazione mondiale per 150 anni. E se calcoliamo che ogni anno muoiono al mondo per queste ragioni 18 milioni di persone, allora noi avremmo potuto salvare la vita a 2 miliardi 700 milioni di persone. Eppure noi, dove eravamo quel 15 settembre del 2008, non ce lo ricordiamo. Esattamente quel 15 settembre dell'anno 2008 è fallita una banca, non una banca normale, ma la Lehman Brothers, e sul piano dell'economia globale è come se si fosse formato un buco, piccolo, come uno spillo, però quel buco lì era un buco nero e ha cominciato a risucchiare, e più risucchiava più si allargava, e più si allargava più il piano dell'economia globale cominciava a tremare, tremare, e poco a poco quel buco diventava grande, qualcosa ha cominciato a caderci dentro, prima i piccoli investitori, i cittadini, poi le aziende, le imprese, le banche e alla fine interi governi. L'Islanda, l'Irlanda, la Grecia, il Portogallo e la Spagna sono lì attaccate per non cadere, l'Italia poco più in là. E lo sappiamo bene, tutto cadeva dentro il buco nero del fallimento della Lehman Brothers, tutto o quasi. No, perché c'è qualcosa che esce dal buco. Qualcosa di piccolo, che si muove, veloce, che scappa! Sono degli omini in giacca, cravatta, con il cappello, in mano hanno una valigia, gonfia, piena di soldi. Sono lì che camminano insieme al loro assistente. L'assistente chiede se può portare la valigia. No, la valigia la porto io, grazie. Quando vedono un giudice si fermano, cominciano a tremare, sudano, salutano e scappano via verso le loro Mercedes. Ecco, uno l'ho riconosciuto, Richard Fuld, premio come miglior banchiere del mondo, anno 2003. Nell'anno 2008 Richard Fuld era il direttore generale della Lehman Brothers, l'anno del fallimento. Quell'anno lì Richard Fuld ha guadagnato in un anno 34 milioni di dollari. Eh già, quell'anno lì ha guadagnato un po' meno perché ha fatto fallire la sua banca. Ma se voi tornate indietro nel tempo, nel 2006, Richard Fuld guadagnava in un anno 100 milioni di dollari. Ma quanti sono? Quanti sono? Per raggiungere il sole non ci bastano, e ve lo dico subito. Allora abbiamo fatto un altro esempio. Eccolo qua.
Signori, vi presento il professor Mario Rossi. Il professor Rossi insegna matematica al liceo scientifico e dopo 8 anni di onesta carriera guadagna al mese 1500 euro. Ora il professor Rossi, per guadagnare 100 milioni di dollari, deve lavorare 4500 anni. In pratica, per prendere quello che Food ha preso in un anno, deve cominciare a insegnare all'epoca dei Sumeri, fino ad oggi, senza ferie. Ma com'è possibile? Com'è possibile? È la stessa domanda che il giudice ha fatto a Richard Food il giorno del processo. Ma com'è possibile? Com'è possibile? Com'è possibile, signor giudice? Facevano tutti così? Facevano tutti così? Facevano tutti così? Ma allora è colpa di Richard Fuld e di tutti quelli come lui, sì! E no, perché è anche colpa di Jack. E per capire chi è Jack, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, quando comincia la nostra storia della crisi. È il 1999. Trin, trin, trin. Pronto? Andrei in galattuzze smagna vela. Ora, dovete sapere che il 1999 è l'anno dei titoli tecnologici, titoli finanziari, che rendevano un sacco di soldi. Pensate che se tu mettevi 1000 lire in un titolo tecnologico, alla fine dell'anno ti ritrovavi in banca 12.000 lire, 20.000 lire, e così tutti investivano in titoli finanziari tecnologici, anche mio fratello, che aveva messo da parte 6 milioni di lire, e quei 6 milioni investiti in titoli tecnologici erano diventati 12 milioni, 20 milioni. E il settembre dell'anno 1999 è a quel punto lì che telefona a casa mia mio zio, vecchio piemontese, ragioniere, che un po' di economia se ne intendeva. Risponde mio fratello. Trin, trin, trin. Pronto? Andrei in galattuzze smagna vela. Che dal piemontese significa piccolo Andrea, leva tutti i soldi di lì, è solo una bolla finanziaria, tra poco esplode e tu perdi tutto. E allora mio fratello, niente, 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 ma sfido voi, scusate, voi siete seduti sulla vostra sedia in cucina, guardate in televisione il dottor House e intanto il vostro conto in banca si gonfia come se fosse una bolla. Passano 6 mesi, è il marzo dell'anno 2000 e il conto in banca di mio fratello quasi a zero. Ma com'è possibile che i soldi aumentino e diminuiscano così facilmente? Poi ci sarebbe anche un'altra domanda, eh? Com'è possibile che mio fratello non ha dato retta a mio zio? Ma questa è una vicenda familiare e non me la racconto. Com'è che un titolo si gonfia e si sgonfia come se fosse una bolla? Ma perché una bolla? Una bolla finanziaria. E per spiegarvi cos'è una bolla finanziaria, devo prima spiegarvi la legge della domanda e dell'offerta, che io, per questa occasione, ho gloriosamente soprannominato la legge del pizza bolla! Balla, portiere dell'Atalanta, figurina numero 1 nell'album calciatori Panini. Il pizza balla non ce l'aveva nessuno. Esatto! Tant'è vero che a scuola elementare da me si era diffuso il famoso detto quando il tuo compagno di banco scartava il pacchetto di figurine. Trin, 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 quell'altro. Uè, uè, c'hai il pizza balla? Aspetta. No, no, perché il pizza balla era rarissimo e in tutta la scuola non ce l'aveva nessuno, nessuno tranne uno. Rino, mio migliore amico nella vita, peggior avversario nel campo delle figurine, perché a me il pizza balla di Rino mi è costato 5 sacchetti di biglie, 650 figurine, praticamente 3 album completi, e metà della mia merenda per l'intero anno scolastico, praticamente...
Però poi alla fine il pizza balla ce l'avevo io. Uè, c'è il pizza balla? Sì. Ora capite che se il pizza balla non lo avesse voluto nessuno, io non avrei pagato così tanto. Invece tutti vogliono il pizza balla, il valore del pizza balla aumenta. Legge della domanda e dell'offerta. Ora, alla fine degli anni 90 è successo un po' così anche con i titoli tecnologici. È come se qualcuno avesse preso un titolo tecnologico, ci avesse infilato dentro una cannuccia e avesse cominciato a soffiarci dentro dei dollari. E vedendo che quel valore aumentava, qualcun altro ha preso la sua cannuccia, l'ha infilata dentro e anche lui ha cominciato a soffiarci dentro del denaro. E poco a poco le cannucce si sono moltiplicate e più le cannucce aumentavano, più il titolo diventava grande. A un certo punto è diventato talmente grande, ma talmente grande che ha cominciato a tremare. E più tremava, più sembrava che esplodesse, più sembrava che esplodesse, più non esplodeva. A quel punto lì che dei signori hanno tolto le loro cannucce e hanno cominciato a guardare. Ma secondo te scoppia o non scoppia? Ma secondo me scoppia. Sì, ma tra quanto? Tre giorni. 300.000 dollari che scoppia tra 4 giorni, 500.000 dollari tra 5 giorni, 800.000 dollari tra 3 settimane, 3 milioni tra un mese. Affare fatto! Questi signori qui sono gli speculatori, gente che sapeva perfettamente che quella bolla sarebbe esplosa e ha cominciato a scommetterci sopra. Perché che quella bolla sarebbe esplosa lo sapevano tutti, 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 tranne uno, mio fratello, che è rimasto lì finché un giorno il suo conto in banca pop. Ma che cosa succede quando scoppia una bolla finanziaria? Alle famiglie, alle persone normali, cosa succede? Succede a tutti quello che è successo a mio fratello. Cioè, chi aveva messo lì i suoi risparmi si ritrova il conto in banca quasi prosciugato. Ora, questo è successo soprattutto negli Stati Uniti, nei primi anni 2000. Meno soldi in banca. Crollano le torri gemelle, le fabbriche cominciano a licenziare. Capite che al buon padre di famiglia americano gli trema la terra sotto i piedi. Ora, noi il buon padre di famiglia americano, da adesso in avanti, lo chiameremo Jack. Eccolo qua il protagonista della nostra storia, Jack, il buon padre di famiglia americano. E cosa fa un buon padre di famiglia americano quando gli trema la terra sotto i piedi? Ma fa quello che abbiamo cominciato a fare noi adesso. Depenna! Motorino nuovo per il figlio? No! Parrucchiere per la moglie una volta a settimana? No! iPhone nuovo per me? Ma quello bello? Quello nuovo, quello numero 5, quello che fa le fotografie, quello veloce, quello che doveva essere il mio regalo di compleanno? No! No! Si fa la spesa al discount e si mangia a casa, in una parola si depenna. E guardate che questo al nostro pianeta ha fatto anche bene. Perché è come se nei primi anni 2000, improvvisamente, tutti quanti avessimo cominciato a buttarci sopra meno spazzatura, a tagliare meno alberi, a bruciare meno petrolio. Però questo, per il sistema economico globale, invece va malissimo. Perché da che mondo è mondo, il nostro sistema economico globale si fonda su un diritto inalienabile del cittadino occidentale, il consumismo. Money makes the world go round. È stato calcolato che se tutti consumassimo come un cittadino degli Stati Uniti, bruceremmo 7 pianeti Terra all'anno. Un cittadino italiano 2.5. Noi non ci salviamo. Eccola qua la bilancia dell'economia del mondo. È una bilancia che funziona al contrario. Su questo piatto, quello più pesante, persone. Da quest'altra parte del piatto più leggero, 6 miliardi di individui, di qui ci siamo noi, quelli che consumano sfrenatamente. Da quest'altra parte, 1 miliardo di persone che ogni anno patisce gravemente la fame. E guardate che questa bilancia funziona.
piatto? Non decidono di comprarsi, ma che sono io? La Fiat 500, perché altrimenti il nostro bel pianeta Terra fra... Ma torniamo a Jack e ai suoi consumi radicalmente tagliati. Jack taglia i consumi, le imprese non vendono, le fabbriche non producono e smettono di assumere. In gergo si dice che l'economia non gira. Ora dovete immaginarvi che il piano dell'economia degli Stati Uniti nei primi anni 2000 è come se fosse avvolto da una nebbia densa, la nebbia dei bassi consumi. Ed è in mezzo a questa nebbia che nell'anno 2001, tra un giorno e l'altro, si materializza zan, 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 fra-fran, fra-fran, una scheggia verde, letteralmente Alan Greenspan! Eccolo qua! Direttore generale della Federal Reserve, la banca centrale americana. Greenspan si affaccia sull'economia degli Stati Uniti, vede la nebbia, vede Jack che non spente, le fabbriche non producono. Ma che problema c'è? Mancano i soldi! E noi li stampiamo! E comincia a stampare un po' di moneta in più. In gergo si dice fare inflazione. Money makes the world goes round, the world goes round, the world goes round. Money makes the world goes round and clink, clink, clanking sound. It makes the world go round. Money, 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 money. E così la gente può tornare a spendere, le fabbriche a produrre e l'economia a girare, girare, girare. Ma questi soldi qua, Greenspan, a chi li dà? A Jack? No. No, perché da che mondo è mondo? Tra la Federal Reserve, la banca centrale americana e il cittadino americano, in mezzo ci stanno le banche. Sono loro che hanno il diritto e il dovere di prendere soldi a prestito dalla Fed e riprestarli al cittadino americano. E guardate che Greenspan questi soldi alle banche li dà a un tasso bassissimo, l'1,5%. Che significa che se una banca prende 100 dollari dalla Fed, alla fine dell'anno dovrà restituire quei 100 dollari più 1,5. Denaro facile, a basso costo, e così la banca lo può riprestare a Jack, che si può indebitare, può tornare a spendere, l'economia a girare. Problema risolto! L'economia può tornare a girare. Tutti a casa, signori, problema? No. No. E no, perché questi soldi qua, Jack non se li prende. Jack non si indebita. Vi ricordate, Jack aveva cambiato mentalità. Aveva cominciato a depennare. Un po' di luce in sala, per favore. Signori, signori, bisogna farsi venire in mente un'idea intelligente per convincere Jack a indebitarsi. Ragionieri in alti cuori. Coraggio, chi è che ha un'idea intelligente per convincere Jack a prendersi questi soldi in prestito? E magari a spenderli. Qualche idea in sala? Coraggio, qua che la baracca va a ramengo. Chi è che ha qualche idea? Come faccio a convincere Jack a prendere i soldi in prestito dalle banche? A basso tasso. E sono già bassi. Ci abbiamo già pensato, ma non se li prende. Non se li prende. Mutui, bello, questi dopo, questi li facciamo dopo. Finanziamenti? Finanziamenti facili, senza nessuna garanzia particolare. Quelli dopo. Credito al consumo? Quello dopo. Vi do un suggerimento, bisogna un po' emozionarlo, Jack. Eh? Come? Pubblicità quasi, ve lo dico io. The New American Dream! Po, 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 po.
dell'anno 2002 e io Jack me lo immagino un po' così, un po' americano stereotipato, seduto sul divano con l'hamburger alla Coca-Cola che guarda il suo televisore. Ed è quel 18 giugno dell'anno 2002 che in televisione davanti a Jack compare il nuovo profeta del nuovo sogno americano. Ma prima di dirvi chi è, dobbiamo metterci d'accordo sui termini. Che cos'è il sogno americano? Chi lo sa? Che cos'è? Quando si dice quel signore lì con gli occhiali ha realizzato il sogno americano, cosa vuol dire? Una casa, crearsi una posizione. Com'è? Una casa di proprietà, un'auto di proprietà. La casa di proprietà è quella dopo. Io ho inventato qualcosa. Self-made man. Il self-made man. Wow. Perché guardate che quest'idea qua, bravo, bravo. Qua porta un nome e un cognome ben precisi, eh? Orazio Alger, eccolo qua. Orazio Alger, e chi lo conosce? Nessuno. Romanziere americano dell'Ottocento con all'attivo 130 romanzi, tutti dal primo all'ultimo che costruiscono e diffondono il sogno americano, e tutti dal primo all'ultimo che cominciano con un povero bambino che lustra scarpe e che finiscono con quel bambino lì che è diventato un rispettabile cittadino della classe media americana. In mezzo, duro lavoro, coraggio e risolutezza. Eccolo qua il sogno americano, the self-made man, diventare qualcuno attraverso le proprie forze e il duro lavoro. Anche bello, anche bello. Se poi parliamo di sogno americano, a me vengono in mente anche altre parole. Io ho sempre davanti a me un sogno. È un sogno profondamente radicato nel sogno americano, che un giorno questa nazione si leverà in piedi e vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni, che tutti gli uomini sono creati uguali. Io ho sempre davanti a me un sogno, che un giorno sulle rosse colline della Georgia, i figli di coloro che un tempo furono schiavi e i figli di coloro che un tempo possedettero schiavi, siederanno insieme al tavolo della fratellanza. 1963, Washington, 250.000 persone, Martin Luther King. Il profeta di questo grande sogno americano morirà 5 anni dopo a Memphis. Gli ha sparato. Ed è quasi 40 anni dopo quel discorso che quel 18 giugno dell'anno 2002, in televisione, davanti a Jack, compare il nuovo profeta del nuovo sogno americano, George W. Bush! Diventare proprietario di una casa è un modo di realizzare il nuovo sogno americano! E io voglio estendere questo sogno a tutti quanti. E per chi non ha i soldi, c'è un nuovo rimedio. E il nuovo rimedio è un mutuo. Roba che da noi in Italia da sempre. Ma per gli americani no. Quelli sono un popolo coast to coast, on the road. Un americano fa in media un trasloco ogni 3 anni. Roba che da noi in Italia un incubo. Tu la mattina vai in ufficio, c'è il tuo collega davanti al computer, pallido, con gli occhiali, gli occhi rossi. Ma cos'ha? Ma stai male? No, c'ho un trasloco. Ma per gli americani no, capite? Quelli hanno 4.500 km da costa a costa, non è che si portano tutto dietro. Case prefabbricate, mobili prefabbricate, fanno come i dipendenti della Lehman Brothers. Prendono 3-4 cose, mettono in una scatola di cartone, infilano in macchina e via, on the road. Allora com'è che questo popolo di affittuari si è trasformato in un popolo di mutuatari?
Cioè, com'è che gli americani hanno cominciato a indebitarsi come ci indebitiamo noi in Italia? Eh no. No, momento. Momento. Noi italiani non ci indebitavamo mai. Almeno per tutti gli anni 80-90 noi non ci indebitavamo. Io lo so perché era il 1987, avevo 8 anni e quel giorno lì mi sono dimenticato a casa i soldi della merenda. Allora cosa ho fatto? Sono passato in panetteria, la panetteria mi ha guardato dal bancone, tirato fuori un librone, ha aperto, scritto Alberto, 500 lire, e mi ha dato la focaccia. Quel giorno lì, torno a casa, mi apre la porta mia madre, in lacrime. Alberto, vieni un po' di là in cucina, che io e tuo padre ti dobbiamo parlare. Ascolta, ascolta, sono passata in panetteria, ho saldato il tuo debito, ma ricorda che un pagliarino non si indebita mai, mai, è giusto, ciaprun! Quando poi mio padre, 8 anni dopo, è entrato in cucina con una bottiglia di vino buono gridando abbiamo finito di pagare il debito sulla casa! Io ho guardato mia madre, ma scusa, ma noi eravamo indebitati! Eh no, perché per noi italiani il mutuo non è mai stato un debito, ma era un modo per mettere i soldi da parte. E mai al 100%, eh? Al 30, al 50, al 70, lì mettevamo tutti i risparmi di una vita. Lasciare a tuo figlio una casa era come lasciargli una vita in più. E invece si vede che a Jack il mutuo al 100% va benissimo. E allora quel 18 giugno dell'anno 2002 Jack si alza al divano, va in banca, si fa prestare $100,000, va a casa sua e se la compra. Adesso Jack è indebitato, non ha più soldi in banca, ma è felice perché ha realizzato il nuovo sogno americano, è diventato un rispettabile cittadino della classe media e con lui altre migliaia e migliaia di Jack contemporaneamente in tutti gli Stati Uniti. E guardate, è la legge del pizzaballa. Tutti vogliono una casa, il valore della casa aumenta. E così passano 3 mesi, Jack apre il giornale e scopre che adesso casa sua vale $130,000. Bello, non ha fatto niente, ha guadagnato $30,000. No, no, li guadagnerebbe se adesso vendesse casa, restituisse alla banca $100,000. Allora sì, $30,000 sarebbero suoi. Ma Jack non vuole rinunciare al suo sogno. Allora cosa fa? Si va a venire in mente un'idea, va in banca, si fa prestare altri $30,000, usa casa sua come garanzia, tanto adesso vale di più, poi va in negozio e compra motorino per il figlio, parrucchiere per la moglie e iPhone nuovo per me, grazie. Passano altri 3 mesi, Jack apre il giornale e scopre che adesso casa sua vale $150,000. Jack si alza, va in banca, si fa prestare $20,000, va in negozio e compra un SUV, tutto nero, metallizzato, con tutti gli interni in pelle e con un porta iPhone. Grazie. E così più la casa si gonfia, più Jack va in banca, si fa prestare soldi e torna in negozio. E banca in negozio, e banca in negozio. Jack si fa la vacanza, la crociera, si compra il frigo nuovo, paga gli studi al figlio e così su e giù, dalla banca al negozio. In pratica Jack comincia a usare casa sua come se fosse un bancomat e considera il debito come se fosse un secondo stipendio. Però quei soldi lì non sono suoi, lui prima o poi dovrà restituirli. Questo si chiama far girare l'economia sul debito. In pratica compro con soldi che non sono miei e finalmente l'economia degli Stati Uniti può tornare a girare vorticosamente, anche perché le banche il mutuo l'hanno concesso proprio a tutti. I want you! Se un giovane manager di Manhattan guadagni $20,000 al mese, vuoi $100,000? Oh yeah, $100,000! I want you too! Giovane coppia di impiegati, guadagnate $7,000 al mese, 2 figli a carico, volete $100,000? Oh yeah, $100,000! I want you too! Giovane donna messicana con 4 figli a carico, lavoro precario di 3 mesi in 3 mesi, in attesa di licenziamento, e vuole $100,000? Ma perché, si può fare? Sì! $100,000! Si chiamano mutui subprime. In pratica presto soldi a gente che quei soldi lì non me li restituirà mai. E tutto questo
funziona perfettamente finché il valore di casa di Jack continua a gonfiarsi come una bolla. In pratica, per risolvere il problema della bolla dei tecnologici, hanno creato la bolla sulla casa. E adesso il piano dell'economia degli Stati Uniti è come se fosse una sottile lastra di ghiaccio, e su questa sottile lastra di ghiaccio camminano migliaia e migliaia di Jack con il loro mutuo subprime sulle spalle. E guardate che non camminano con attenzione, ma tranquilli come se fossero sull'asfalto. Però scusate, in tutta questa storia, ma chi è che rischia più soldi? Chi è che rischia il maggior numero di soldi, di denaro, secondo voi? Le banche! Le banche, sono loro che hanno prestato a destra manca mutui subprime. Ma scusate, a me hanno sempre insegnato non tenere i tuoi soldi sotto il materasso. Mettili in banca, la banca li saprà gestire. Non sai come investire il tuo denaro? Dallo alla banca, la banca è competente e lo saprà investire. Due fragili miseri per ne versare in banca, nella grande banca di credito prestitante sicurtà. La banca è sicura per antonomasia, la banca non prende rischi inutili perché la banca si sa gestire. Ma allora perché la banca si prende il rischio del mutuo subprime di Jack? Ma perché non se lo prende? Perché le banche, molte banche, hanno una scienza esatta che le aiuta a togliersi il rischio di mezzo. E guardate che questa scienza qua ha un nome bellissimo. Si chiama finanza creativa. È lo strumento della finanza creativa che aiuta le banche a togliersi di mezzo il rischio del mutuo subprime di Jack. Ha invece un nome difficilissimo. Cartolarizzazione. Che è difficile da pronunciare, figuriamoci da spiegare. Ora, la cartolarizzazione serve alle banche per togliersi di torno il rischio del mutuo subprime di Jack, per la stessa ragione per cui voi, quando andate al ristorante, non dovete ordinare le polpette! Mai! Perché come le fanno le polpette? No, un momento, mia nonna le polpette le faceva. Metà carne di maiale, metà carne di vitello, il parmigiano, l'aglietto, il rosso d'uovo, il prezzemolo, il sale. Poi impastava con l'amore della nonna, friggeva e veniva fuori le stupende polpette di nonna Esi. Ora capita che ogni tanto alcuni ristoranti, magari lunedì, sai, avanzata la cartilagine del pollo, e vabbè, trita tutto e metti dentro un'orecchia del maiale, vabbè, trita tutto, infila un rognone, vabbè, trita tutto, metti dentro, poi impasti, fai le polpettine, le infarini ben bene, le friggi, fuori belle polpette dorate, dentro gli scarti. Ora le banche hanno fatto così anche con i mutui subprime di Jack. Hanno preso tutti i mutui subprime, li hanno trasformati in titoli finanziari, poi li hanno tritati per benino, poi hanno preso qualche titolo buono, hanno messo dentro anche quello, hanno tritato pure quello, poi hanno mescolato così tanto che alla fine non si capiva più cosa c'era dentro. Hanno fatto delle polpettine, le hanno fritte, fuori belle polpette dorate, dentro il veleno per topi del mutuo subprime di Jack. Però scusate, quando io vado al ristorante, ci sarà qualcuno che mi garantisce che dentro le polpette non c'è il veleno per topi? Ci sono i NAS, c'è la guida Michelin. La guida Michelin dà il voto ai ristoranti. Ci sarà anche una guida Michelin per le banche e i prodotti finanziari? Sì, molte, parecchie. In particolare, tre. Moody's, Fitch e Standard & Poor's, in italiano classico povero, un nome e un programma. Io per brevità li chiamo qui, qua e qua. Ora, qui, qua sono le agenzie di rating, quelle agenzie private che devono mettere il voto ai prodotti finanziari. Se un prodotto finanziario è molto sicuro, si fa come l'alimentare, prende una bella tripla A+. Se è meno sicuro, si scende doppia A, B, C, fino ai prodotti spazzatura. Perfetto. E chi li paga qui con qua? Le banche. Ma scusate, adesso io apro un ristorante, faccio le polpette, poi telefono alla guida Michelin e dico: senti, vieni a assaggiare le mie polpette, io ti do $100,000.
poi per il voto fai tu. Capite che queste polpette finanziarie si prendono una bella tripla A+, prodotti sicuri, che garantiscono il 20, il 30% di interesse all'anno? Queste polpette col veleno per topi se le comprano tutti, in tutto il mondo, non soltanto negli Stati Uniti, ma anche in Europa, in Asia, in Australia, in Sud America. Sembrano talmente belle che le banche se le scambiano tra di loro. E adesso il ghiaccio dell'economia degli Stati Uniti diventa globale. E sopra non ci sono soltanto le migliaia e migliaia di Jack con il loro mutuo subprime sulle spalle, ma anche i paperon dei paperoni, le banche, interi governi, le amministrazioni locali, i pensionati, i cittadini, le imprese con in mano il loro bel vassoio di polpette avvelenate. E tutti stanno sul ghiaccio e camminano tranquilli. E tutto questo ghiaccio funziona perfettamente finché il valore di casa di Jack continua a gonfiarsi come una bolla. In pratica tutta l'economia della finanza mondiale si fonda sul fatto che Jack, alla fine del mese, potrà pagare i suoi $800 di mutuo. E tutto questo funziona. Funziona perfettamente perché il valore di casa di Jack continua a gonfiarsi finché un giorno, nell'anno 2004, sul ghiaccio dell'economia globale ritorna zan, 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 fra fran, una scheggia verde. Alan Greenspan, ancora direttore generale della Federal Reserve. Greenspan si affaccia sul ghiaccio dell'economia globale, vede Jack con suo mutuo subprime sulle spalle, vede i governi, i pensionati, le imprese, le amministrazioni locali con i loro vassoi di polpette in mano, vede che il ghiaccio è sottile, si sta sciogliendo e dice: abbiamo un problemino. E per risolvere il problemino cosa fa? Aumentiamo i tassi di interesse, così la gente non si indebita più e il problema è risolto. E così in due anni, dal 2004 al 2006, il debito, le percentuali sui mutui salgono dall'1,5% al 4,6%. In pratica triplicano. Però Jack aveva un mutuo a tasso variabile. E se prima pagava $800 al mese, adesso deve pagare $1,300. Ma quei soldi lì Jack non ce li ha. Non ce li ha. Jack non ha pagato, non ha cambiato lavoro. Non lo hanno promosso, non ha vinto la lotteria. Quei soldi lì non ce li ha. E allora cosa fa? Non pago. Non pago. È un venerdì sera dell'anno 2006. Sono le 9. Jack è in cucina insieme a suoi figli, a sua moglie. Jack ha comprato una villetta in un quartiere downtown Miami. Un quartiere piccolo, come la punta di uno spillo. A un certo punto suonano alla porta. Jack apre e un signore giovane, avrà 30 anni, in giacca, cravatta, in mano ha una cartellina. Dietro di lui ci sono due operai, dietro un camion, grande, con una scritta ancora più grande: recupero crediti. Lo scrivono bello grande, così ti vergogni e non fai troppa resistenza. Il signore con la cartellina dice che è 6 mesi che Jack non paga la rata del mutuo, che deve pagare immediatamente. Ma Jack quei soldi lì non ce li ha. Che capiscano che lui non può pagare. Non può. Va bene. Quell'orologio lì è d'oro? Prendi un po'. Il frigo è nuovo? Prendi un po'. La macchina? Prendi un po'. La televisione? Prendi un po'. Il cellulare? Prendi un po'. La casa? Prendi un po'. La casa viene immediatamente ripresa dalla banca. E così tante altre banche fanno con migliaia e migliaia di Jack che non possono più pagare il mutuo. Interi quartieri si svuotano in Michigan, in California, e immediatamente tutte le banche rimettono in vendita le case di Jack. Migliaia e migliaia di case in vendita contemporaneamente in tutti gli Stati Uniti, e guardate, è la legge del pizzaballa. Tutti vogliono vendere la casa, il valore della casa si sgonfia. E così, da un giorno all'altro, sul ghiaccio dell'economia globale, tutti sono immobili. Guardano Jack, che non paga più la rata del mutuo. Si guardano intorno, sentono che il ghiaccio scricchiola e la prima cosa che fanno? Cercano di vendere le polpette. Una sera
Buonasera. Come va? Fame? Volete due polpette? Ah, noi queste le facciamo metà carne di maiale, metà carne di vitello. Il veleno per topi. Volete? No? No? Queste polpette finanziarie non se le compra nessuno. In tutto il mondo è così. Da un giorno all'altro, sul ghiaccio dell'economia globale, crack. 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 È il 15 settembre dell'anno 2008. Fallisce la Lehman Brothers. E adesso? Adesso cosa succederà? Niente, niente succederà. Che le banche falliranno perché hanno sbagliato. C'è il libero mercato. Il governo non interviene a regolamentare quando va bene e non interviene a salvare le banche anche quando va male. Lo diceva anche Ronald Reagan. Il governo non è la soluzione ai nostri problemi. Il governo è il problema. Lo diceva anche Margaret Thatcher. La società non esiste. Esistono soltanto gli individui. E così le banche hanno sbagliato. Le banche pagano. È una questione di giustizia. Non è che le banche andranno a chiedere i soldi per salvarsi ai governi. E cosa fanno le banche? Vanno a chiedere i soldi al governo. E il governo dice no. No. Io questi soldi non te li do. Questi sono soldi dei cittadini. Gente che paga le tasse e che si spacca la schiena tutto il giorno. Tu hai sbagliato. Tu fallisci. È una questione di giustizia. E la banca dice, va bene, ma c'è l'azzardo morale. L'azzardo morale? Sì. Tu oggi fammi fallire. Io raschio il fondo del barile e me ne vado. Però domani mattina i bancomat della tua città smettono di funzionare. Gli assegni carta straccia, i conti in banca dei tuoi onesti cittadini che pagano le tasse. Fammi fallire. E il governo cosa fa? Apre le casse, prende i soldi dei cittadini e li mette nelle casse vuote delle banche, che ricominciano a crescere esattamente come erano grandi prima e ricominciano a speculare con quei soldi negli stessi modi con cui speculavano prima. E allora è colpa di Richard Fuld e di tutti quelli come lui, sì! E no. Perché chi è che usava casa sua come se fosse un bancomat? Chi è che si è indebitato per andare in vacanza? Per comprarsi il frigo, il cellulare? Chi è che quando gli hanno offerto un titolo che gli rendeva il 20, il 30% di interesse all'anno non ha fatto domande e ha messo lì i suoi soldi? Chi è che non fa mai domande e mette lì? Jack. E Jack, guardate che sono io. Siamo noi. E questo è un bene. Perché se noi non c'entrassimo niente con tutta questa storia, se fossimo tutti completamente innocenti, allora saremmo anche completamente impotenti. E invece noi un potere ce l'abbiamo, che è il bello dell'economia. Un esempio, dopo quel 15 settembre dell'anno 2008, in Italia molti cittadini indignati o per paura hanno tolto i loro soldi dalle banche normali e li hanno messi nei crediti cooperativi, nella banca etica. E improvvisamente in tutte le altre banche sono spuntati degli speciali conti etici. Che significa? Che è questo il bello dell'economia. Se noi decidiamo di tirare un cambiamento, è possibile.
Grazie a tutti e... la... è finito lo spettacolo, non è finita la crisi, è finito lo spettacolo. Io dico solo brevemente, vi ricordo, prima di lasciarvi, che la... all'inizio dicevo, lo spettacolo spiega tante cose, non... chiaramente non esaurisce il campo del possibile. C'è una... un blog, un sito che esaurisce in buona parte il campo del possibile, che non con i miei soldi. Quindi se desiderate un approfondimento maggiore potete andare su www.nonconimisoldi.org e poi vi dico anche che quello che avete visto verrà aggiornato, cioè aggiungeremo anche quello che è successo tra il 2008 e il 2012, cioè come siamo arrivati qua in Italia ai giorni nostri. Sarà pronto per tra qualche mese. Grazie a tutti, buonasera.